bentrovati da Fiseo TG, il programma di aggiornamento e di informazione della Fiseo, la Federazione Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori. La Fiseo dal 1990 opera su tutto il territorio nazionale ed è sinonimo dello shiatsu di qualità. Fiseo significa anche tutela e garanzia per la propria utenza, essendo iscritta nel registro del MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'elenco delle associazioni che possono rilasciare ai propri soci l'attestazione di qualità e qualificazione professionale resa al cliente, ai sensi della legge 4/2013. I soci della Fiseo, a garanzia dell'utenza, hanno un iter formativo triennale verificato, sono coperti da polizze assicurative e seguono l'obbligo di aggiornamento permanente. Vieni a scoprire di più su fiseo.it. Siamo alle porte del consueto appuntamento riservato agli insegnanti, l'ottavo simposio Insegnanti Shiatsu Fiseo. Si terrà a Parma presso l'hotel Parma e Congressi il prossimo 22 e 23 novembre 2024. Titolo del simposio, Shiatsu al tramonto, strategia per riconoscere nuove domande e nuovi interessi ad apprendere e praticare Shiatsu. Partecipa per tutta la durata del simposio la dottoressa Franca Olivetti Manukian, psicosociologa. Vediamo il servizio a cura del presidente Fiseo Andrea Mascaro. Ciao a tutti, il 22-23 novembre, ormai lo sapete, si terrà il simposio per insegnanti della federazione. E questo mio breve video è ovviamente un invito a partecipare per più ragioni, alcune intuitive non le sto quindi a dire, ma una che considero invece importante e che, come dire, è un po' l'elemento fondante anche di tutto il lavoro che stiamo facendo come direttivo, come federazione nel suo complesso, personalmente nel mio ruolo attuale di presidente, è quello di cercare di sostenere lo shiatsu in questo momento di passaggio delicato. Abbiamo sentito dire crisi, viene usata spesso questa parola, crisi dello shiatsu. Anche il titolo del simposio richiama un po' questo elemento di crisi, però la crisi va vista nel suo significato proprio etimologico, come punto di svolta, non come crisi disperata, è una crisi, speriamo, di guarigione. Tra l'altro nel nostro linguaggio shiatsu esiste. Sappiamo di cosa parliamo quando ci riferiamo alle crisi di guarigione e quindi dovremmo, e l'ho già detto altre volte, qui lo ribadisco, dovremmo cercare tutti di entrare un po' in questa nuova visione e riuso questa parola visione perché probabilmente, questa è la mia sensazione, probabilmente lo shiatsu sta completando un suo ciclo importante che dagli anni 70 è arrivato ad oggi, quindi tutti gli attori dello shiatsu sono riusciti a portare, a traghettare questa disciplina corporea preziosa, in Italia almeno, dagli anni 70 fino a oggi 2024. Ma il mondo, la società attorno a noi è cambiata, non è che dico cose straordinarie. È cambiata, non è più la stessa società che ha accolto all'epoca la prima ondata, se vogliamo, delle discipline orientali e come le arti marziali, la meditazione. In quegli anni c'era un grande fermento. Lo shiatsu è stato un po' una capofila di queste discipline, tant'è che c'è ancora oggi, quindi vuol dire che ha del vero nel suo DNA. Probabilmente, questa è la mia sensazione, siamo in un momento nel quale dobbiamo riguardarci fuori, trovare una nuova visione che non snaturi, che non cambi e trasfiguri lo shiatsu così come lo conosciamo noi, quindi anzi, assolutamente questa cosa è da evitare. Magari lo attualizzi, magari lo evolva, lo renda più riconoscibile dalla società nella quale viviamo adesso, perché è innegabile che lo shiatsu ha un valore anche sociale. È il mio lavoro, io lo faccio regolarmente dalla mattina alla sera, quindi vedo la gente cambiare e
E quindi sono motivato personalmente a far sì che questa bellissima disciplina vada avanti, non solo sopravviva, ma che cresca. E quindi penso che questa nuova visione vada cercata, ma va cercata tutti insieme, non deve essere calata dall'alto. E come è successo nei primi anni, insomma, dell'arrivo dello sciazzo in Italia, probabilmente sono gli insegnanti che devono fare questo sforzo. Ovviamente anche gli operatori, ma gli insegnanti devono, perché sono quelli che poi creeranno nuovi operatori e che custodiscono i saperi, li trasformano, li evolvono, li attualizzano, e quindi gli insegnanti devono potersi confrontare, devono confrontarsi. Cioè è quasi un'esigenza che lo sciazzo richiede al mondo degli insegnanti. Il simposio quindi diventa un'occasione per fare questo. Se poi guardate il programma, avremo di nuovo la dottoressa Franca Olivetti, che è veramente molto brava, sociologa, psicosociologa, quindi ha anche gli strumenti razionali per poterci dare una mano in questo. Ma soprattutto ognuno di noi, e io ora parlo come attore dello sciazzo, insegnante, operatore e insegnante in questo caso, ognuno di noi deve potersi confrontare con l'altro, deve prendere e dare. E non possiamo più rimanere a guardare e se ci disperiamo e gettiamo, diciamo così, la spugna, credo sia un peccato, dobbiamo fare uno sforzo e questo sforzo sono convinto, sereno, che verrà ripagato. Però dell'energia dobbiamo mettercela. Quindi io spero di vedervi. Io parteciperò al simposio, sarò lì anche come presidente, ma partecipo come insegnante. E quindi spero di vedere più colleghi possibile. Quindi, come dire, arrivederci a Parma il 22 e 23 novembre. Intanto, buona serata. E adesso ascoltiamo Maria Silvia Parolin, presidente dell'area insegnamento della Fiseo. Un caro saluto a tutti i soci e uno particolare ovviamente agli insegnanti. Penso che abbiate già visto il titolo del simposio, non vi spaventate. Lo shiatsu non è al tramonto, però attraversa una crisi importante, soprattutto lo sappiamo per le scuole che hanno delle difficoltà, anche grosse a volte, nelle iscrizioni. E questo viene molto espresso da delle domande che a volte sono accorate come ma dove si trovano nuovi allievi oppure ma perché non si iscrivono? E poi anche delle domande un po' più articolate o più riflessive del tipo ma dobbiamo cambiare qualcosa? Ma perché dovremmo aspettarci mai che qualcuno voglia imparare lo shiatsu? E tutte poi confluiscono nella domanda esiziale che è cosa dobbiamo fare, cosa potremmo fare. Il simposio si è preso in carica queste domande. E quindi abbiamo cercato di lavorarci non come dire, nell'aspettativa di poter dare delle risposte veloci e immediatamente, diciamo così, attraverso una soluzione quasi magica, ma attraverso dei percorsi. E per questo motivo abbiamo interpellato e abbiamo ancora con noi quest'anno la dottoressa Franca Manukian, psicosociologa, che abbiamo molto apprezzato lo scorso anno, con la quale abbiamo cercato di elaborare, cioè dare questa risposta elaborando delle strategie. Strategia vuol dire che ci si dà un quadro temporale più grande, di più lunga durata che non l'immediato e quindi richiede impegno, richiede costanza, richiede conoscenza dei cambiamenti e anche delle conoscenza, esplorazione, indagine dei cambiamenti che si possono
effettivamente attuare, chiamiamole adattamenti. Questo naturalmente, ripeto, chiede tempo e impegno da parte di tutti, perché non è possibile in questo momento superare questa crisi da soli. È il momento di convergere insieme e di non disperdersi, non frammentarsi. È il luogo, a mio avviso, a nostro avviso di commissione, senz'altro più opportuno, più adatto e probabilmente anche l'unico per fare questo è il simposio. Ora quindi il simposio di quest'anno si fa carico di queste domande. Il modo di procedere sarà più o meno quello consueto perché si basa sulla condivisione delle esperienze. Trasformandole in conoscenze da una parte, utili a tutti, e trasformandole anche in una maturazione di essere ciascun insegnante parte di una collettività che se fa rete, e questa è una parola chiave, se riesce a far rete diventa anche visibile non come singolo, ma come gruppo che ha qualcosa da offrire sul piano della cura e della salute alla società. Si tratta quindi di fare un percorso, questo naturalmente a nostro avviso, un percorso che dura nel tempo, che può rendere visibile questo gruppo, riposizionandolo, costruendo un nuovo tipo di presenza nella società. E su questo appunto bisogna lavorare. Il simposio comunque si promette anche di lavorare in maniera tale da cominciare ad elaborare e a mettere sul piatto, per così dire, delle iniziative o degli abbozzi di iniziative, che vuol dire azioni concrete da fare, principalmente nelle due direzioni. Verso il territorio dove si vive, per conoscere la realtà viva in cui si opera e i cambiamenti della domanda di salute che esistono nel nostro specifico territorio, ciascuno nei propri, perché ci sono differenze tra le condizioni di vita nelle città e anche le domande che vi possono essere, condizioni di vita nelle piccole città o in luoghi ancora più piccoli e così via, periferia, centro, eccetera, nord, sud. E questo è un punto, e l'altro punto su cui lavoreremo e cercheremo di produrre appunto azioni o l'inizio di azioni con l'impegno di chi ci sarà su questo, è la domanda interna, diciamo così, no? È necessario cosa, come possiamo adattare l'offerta, intendendo l'offerta formativa. Di che cosa ci possiamo occupare, su cosa dobbiamo interrogarci per quanto riguarda questo secondo punto, che è comunque sinergico a quell'altro che dicevo prima dell'indagine. Io penso che sia necessario fare questo lavoro tutti insieme, appunto, costruendo delle reti, perché nella rete il singolo è supportato, la rete rende visibile il gruppo. E mette soprattutto in comune e quindi valorizza le risorse che ciascuno ha, conoscenze, soluzioni che ha dato ai problemi e così via. Quindi io direi quasi che potrebbe essere questa una motivazione sufficiente, questo insieme di cose che ho detto, una motivazione sufficiente e necessaria forse per venire al simposio. Vi aspettiamo veramente. Da tempo ormai Fiseo ha intrapreso un percorso di medicina integrata con varie iniziative e progetti di cui spesso abbiamo parlato nel corso delle puntate di questo TG. Ascoltiamo il nostro socio, operatore shiatsu professionista Dino Di Cerbo. Salve a tutti, mi presento, sono Dino Di Cerbo, operatore shiatsu professionista, iscritto alla Fiseo dalla Liguria, più precisamente da Savona, e sono qui per parlarvi brevemente dell'inaugurazione che c'è stata a luglio dell'ambulatorio di medicina integrata dell'ospedale Gallino di Genova Pontedecimo,
presto il mio servizio come operatore Shatsu, regolarmente stipendiato con la partita IVA, insieme a Giuseppe Spagnulo, anche lui operatore Shatsu professionista e in più anche insegnante. L'ambulatorio di medicina integrata presso questo ospedale era già presente, ma era gestito da un'associazione privata, presso la quale io e Giuseppe collaboravamo. Con l'inaugurazione di luglio il servizio è passato direttamente sotto il controllo dell'ASL come facente parte dei servizi proprio forniti dall'ASL. Operativamente diciamo che non è cambiato quasi niente, se non che l'attività è stata un po' più organizzata e devo dire con ammetto anche una certa mia soddisfazione personale, sono molto contento di questa inaugurazione che è avvenuta con la presenza del ministro Grattarola, che fino ancora per poco si occuperà di quella che è la sanità in Liguria, visto che ci sono le imminenti elezioni, e dal presidente della ASL 3, Bottaro, i quali hanno presentato appunto il nuovo centro di medicina integrata dell'ospedale Gallino di Genova Ponte Decimo come facente parte dei servizi forniti dall'ASL. Per chi non lo sapesse, presso questo centro noi ci prendiamo cura dei malati oncologici e con malattie rare, che chiaramente seguono quello che è l'iter delle terapie tradizionali seguite dai loro oncologi, che sono veramente essenziali e sono fondamentali per la loro cura. E il nostro è un lavoro di integrazione, oltre le cure tradizionali, per occuparci di quella parte più, diciamo, sottile, emotiva ed energetica. Secondo appunto le nostre conoscenze. Le persone che vengono accolte in questo ambulatorio seguono un percorso di incontri con lo psicologo, incontri con nutrizionista, trattamenti shiatsu, appunto, che vengono svolti da Giuseppe e da me, lo yoga e la musicoterapia anche. Normalmente i periodi di diciamo terapia di medicina integrata durano sui circa 3 mesi, dopodiché il medico responsabile valuta la situazione in questo caso posso dire paziente, e vede se è il caso di continuare oppure di interrompere temporaneamente il percorso. Ecco, questo è quanto. Sono molto contento che l'attività degli operatori Shiatsu in ospedale sia salita, diciamo, alla ribalta ufficialmente con questa presentazione. E mi auguro che attraverso il processo di formazione degli operatori Shiatsu all'interno degli ospedali questa situazione possa evolversi e possa essere più riconosciuta la nostra attività all'interno delle attività ospedaliere. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto. Grazie. Il prossimo 28 ottobre 2024, dalle ore 10 alle ore 14, si terrà presso la Fiera Milano Ro l'evento COLAP dal titolo Il ruolo delle professioni associative nel sistema paese. I soci Fiseo hanno ricevuto l'informativa con tutti i dettagli. Invitiamo chi può a partecipare. Ascoltiamo il servizio a cura di Enrico Latini, membro del direttivo Fiseo. Buongiorno, sono Enrico Latini, sono il responsabile regionale Lombardia per la Fiseo e membro del direttivo di Fiseo. Sono qui oggi a sollecitare o a mettere un po' un punto d'attenzione a un evento a cui stiamo lavorando da mesi con Colab e che ci sarà il prossimo 28 ottobre a Milano presso la Fiera Expo Training al padiglione 12 della Fiera Ro Milano. È un evento a cui appunto stiamo lavorando da mesi e a cui c'è stata già una risposta delle istituzioni nazionali e regionali, delle direzioni tecniche e che presuppone appunto un tavolo di confronto con le istituzioni su temi a noi molto cari,
temi come la legge 4/2013 e il rapporto con il mercato, il ruolo delle professioni associative nel sistema paese, dalle prediche alle buone pratiche. Quindi vorremmo in questa occasione, anche e soprattutto in questa occasione, poter sollecitare le istituzioni su un tema a noi molto caro, che è quello appunto delle professioni, della legge 4/2013, di cui la nostra professione rientra e fa parte. Quindi quello che vi chiedo è di partecipare, perché ovviamente possiamo essere presenti come rappresentanti della federazione della Fisio, ma è importante che siamo presenti anche come associati e quindi che ci sia un nutrito gruppo di presenze da parte di voi soci Fisio a questo evento, dove è veramente importante far vedere la nostra presenza. Quindi quello che vi chiedo è di iscrivervi al form che vi è stato spedito tramite una mail dalla Segreteria Nazionale Fisio di questo evento e di essere presenti a questo evento, che appunto capisco che può essere un tempo, tra virgolette, che viene speso in un'attività che non è la nostra principale, ma è importante esserci in questi eventi così istituzionali in cui facciamo sentire ancora di più la nostra voce. Quindi vi aspetto il 28 ottobre 2024 dalle 10 alle 14 presso la Fiera Milano Rho, al Porta Est, Padiglione 12. Grazie ancora per l'ascolto e soprattutto per la partecipazione. A presto. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, grazie a tutti coloro che hanno collaborato e a voi per averci seguito. Potete iscrivervi al canale YouTube Fisio e mettere mi piace se questo e altri video vi sono piaciuti. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Buona serata!